Amici, buonasera a tutti e benvenuti in casa professor Gaetaniello. Oggi impareremo come si fanno dei biscotti speciali che ultimamente stanno avendo un grande successo. È una specie di cantuccino, ma in realtà sono più morbidi e sono un po' personalizzati sempre dal nostro professor Gaetaniello. Adesso andiamo a trovarlo nella sua cucina. Venite con noi. Professor Gaetaniello, buonasera, grazie per averci ospitato nella sua cucina. Allora, oggi che cosa prepariamo insieme? Preparo un biscotto fatto di mia invenzione che somiglia tanto ai cantuccini, però è un po' diverso, è più morbido e più profumato, tant'è vero che tutti i giorni devo accontentare la mia clientela. È vero, lo so per certo, perché frequentando spesso questa casa ovviamente vedo cantuccini che vanno a ruba. Allora, adesso, professore, se mi seguite io faccio vedere gli ingredienti. Sì. Allora vediamo un po' gli ingredienti, anche se come sempre io faccio alla fine, faccio scorrere tutti gli ingredienti per bene per chi non avesse seguito, ecco. Non avesse fatto in tempo a segnare. Allora, un pugno di pistacchi. Allora, un pugno di pistacchi in un frullatore. Una manciata di mandorle sgusciate. Perfetto. Ecco. Quella che è caduta. Le nocciole, l'avete già. Poi ci sono le noci sgusciate, sempre un pugno. Sì. Ecco. Allora, abbiamo detto nocciole, pistacchi, mandorle e noci. E noci. Perfetto. Adesso io vado chiaramente per frullare. Non saranno proprio frullate come si conviene. E poi faccio vedere che cosa viene alla fine. Dopo la frullatura. Ah, aspetti che faccio un po'. Viene questo tipo granuloso. Ah, ecco, quindi non deve essere proprio farinoso, ma deve essere granuloso. Bene, vediamo com'è. Allora io faccio metà bicchiere di questo. Sì. E metà bicchiere di farina. Perfetto. E qui. Poi si può raddoppiare, come faccio io adesso. In base alla grandezza del biscotto. La grandezza dei biscotti e ai clienti che aspettano. Ho capito. Bene, allora, la farina, abbiamo creato una specie di vulcano, adesso le uova. Due uova, tutte intere, perfetto. Una e una, due. Uova fresche, ovviamente. Ecco. Oh! Adesso, sul pentolino con l'acqua. Ah, tipo bagnomaria? Sì. Sciolgo 20 grammi di burro. 20 grammi di burro, perfetto. Ecco. Ma come mai a bagnomaria e non per esempio in una padella dove praticamente... In una padella e poi li bruci. Ah, ecco, sì, ecco, sì. Così si scioglie. Vabbè. Ecco, a questo punto cos'è? Un bicchiere di zucchero, giusto? Sì. Un bicchiere di zucchero e come vedo già sul tavolo... Sì, il professor Gaetaniello si basa molto sull'intuito, quindi va a bicchieri o a pugni. No, a pugni ovviamente. Poi vedo che c'è una bustina di pane degli angeli, che è lievito, che si mette sempre nell'impasto. Mettiamo anche un'intera bustina? No. Mezza. Meno della metà. E questa serve per mezzo chilo di farina. Ah, okay. Neanche... Sì, questa è la famosa lievito pane degli angeli, giusto, vanigliato. Basta. Perfetto, quindi farina, zucchero, uova, battuto, eccetera, eccetera. E aspettiamo che si sciolga il burro, che potete sciogliere anche nel forno a microonde e poi vedremo un po'. Adesso c'è una strategia che il professor Gaetaniello fa, che è la carta da forno. Lui usa bagnarla in modo che diventa come una specie di panno ed è così adattabile alla leccarda da mettere in forno, che ha già preparato, quindi preriscaldato, eccetera, eccetera. Poi vediamo le temperature.
Ecco, il burro è sciolto, lo mettiamo dentro. E senti, intanto, mentre fa l'impasto, allora ci dica, il forno a quanti gradi? 180. 180 gradi, ventilato sopra e sotto. Ventilato. E per quanto tempo circa? Massimo 15 minuti. Perfetto, va bene. Allora, andiamo con l'impasto. Come vedete, come è già successo in altre ricette, lui piano piano con due dita comincia e poi pian piano va avanti. Allora, ecco, una volta che la pagnotella è bella omogenea, la tagliata a metà e ne fa due tipo filoncini, vedete? Da questi filoncini verranno fuori. Allora, ecco, questo diciamo che è la misura giusta, perché così vengono dei biscotti che poi vedrete la forma. Ed ecco, signori, i due mega biscotti che poi verranno tagliati sapientemente con le, come dire, capaci mani del professor Gaetaniello. Intanto guardate, ma soprattutto mi spiace che non possiate sentire il profumo. Allora, il professor Gaetaniello, armato di un coltello degno di Profondo Rosso, si accinge a tagliare, ecco, guardate un po', allora... Leggermente di sbiego. Esatto, ah, ecco perché vengono chiamati i cantucci, quelli lì, quelli tradizionali sono particolarmente duri, mentre questo è morbidissimo e devo dire che sono molto molto gustosi. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, io ne assaggio uno. Finiamo? Non vi posso dire che cos'è. Tra l'altro è anche caldo, quindi devo dire che operazione compiuta. E con una bella inquadratura dei biscotti pronti per essere messi nella biscottiera, noi salutiamo il professor Gaetaniello, naturalmente lo ringraziamo tantissimo di questi doni meravigliosi che lei ci dà ogni volta. Io ripeto una frase che dice un cuoco in televisione, Guerrino. Sì. Addio piacente, ci rivediamo alla prossima volta. Grazie professor Gaetaniello e viva la cucina del professore.